La seduta del 17 febbraio. Grattacielo della Regione Piemonte. Legge per la disciplina dell'agriturismo. 7 giorni in consiglio. Aprendo la seduta del 17 febbraio, il Consiglio regionale ha commemorato Michele Ferrero, imprenditore piemontese dell'omonimo gruppo, scomparso il giorno 14. La Giunta ha poi svolto comunicazioni sul nuovo grattacielo della Regione, cui è seguito un ampio dibattito. Nel pomeriggio l'Assemblea ha approvato la legge per la disciplina dell'agriturismo e ha iniziato l'esame del provvedimento sulla semplificazione. In chiusura ha approvato all'unanimità un ordine del giorno per diagnosi precoce e interventi a favore dei ragazzi affetti da autismo e ha espresso solidarietà all'assessore Antonino Saitta e al consigliere Antonio Ferrentino per le minacce ricevute. In primo piano. La Giunta esprime la massima disponibilità a collaborare con la magistratura e si impegna a rafforzare la vigilanza nel completamento del grattacielo della Regione. Lo hanno riferito il Presidente e il Vicepresidente Sergio Chiamparino e Aldo Reschigna durante la comunicazione in aula relativa alle recenti indagini sulla costruzione del Palazzo Unico regionale. Nel successivo dibattito è emersa la necessità di rafforzare la trasparenza sugli appalti. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la legge sugli agriturismo. Tra le innovazioni, la semplificazione della normativa e l'attribuzione della competenza amministrativa agli enti locali. La legge punta sul territorio. D'ora in poi gli operatori piemontesi dovranno acquistare in prevalenza prodotti alimentari presso aziende locali e di questi almeno il 25% deve essere di produzione propria. Diciamo che l'obiettivo che si pone questa modifica legislativa è che dovrebbe cercare di ridurre una falsa concorrenza fra le iniziative di agriturismo, che ormai hanno un'esperienza di 20 anni, rispetto alle attività turistico-ricettive normali che hanno un'imposizione fiscale assolutamente diversa. Poi ovviamente c'è l'aspetto di qualità culturale della tipologia del cibo e anche della tipologia dei fabbricati, che sono, dovrebbero essere dei fabbricati rurali, tant'è che non si potrà più aprire un agriturismo costruendolo nuovo, ma solo in fabbricati che sono costruiti da almeno 3 anni. La legge oggi approvata segna una grande qualificazione per gli agriturismi piemontesi, perché prevede che l'85% del cibo che andare a mangiare presso un agriturismo piemontese possa essere prodotto o all'interno della cascina per un minimo del 25% o acquistato esclusivamente per il rimanente 60% da aziende agricole piemontesi. Quindi gli agriturismi a tutti gli effetti diventeranno la porta di presentazione, per esempio anche in vista dell'Expo, dei prodotti agricoli della nostra regione. Sulla legge dell'agriturismo si è lavorato in commissione con tutte le altre forze politiche, è stato un percorso condiviso e positivo. Noi in particolare ci siamo concentrati molto su quello che è l'adeguamento delle nuove strutture agrituristiche al superamento delle barriere architettoniche. La nostra battaglia ha dato i suoi frutti e le strutture agrituristiche avranno un'accessibilità migliore nel futuro.